I never forgot this day because, quel giorno non lo dimenticherò mai. Mi ricordo che al mattino stavo andando al lavoro. Mi sono arrivati messaggi dai miei amici, dai miei parenti. Giulia, è iniziata la guerra. Non sapevamo cosa fare. Siamo andati al supermercato per comprare cibo e acqua, perché potevano arrivare bombe da un momento all'altro. Poi, dopo una settimana circa, siamo dovuti venire via, io e mio figlio, perché deve fare delle terapie e lì non era più possibile. Giulia, 30 anni, ucraina, da un anno lontana da casa, da quel 24 febbraio, giorno in cui la Russia ha invaso il suo paese. Un dramma che ancora non cessa, una guerra che non sembra trovare la strada della diplomazia. Un anno di dolore e un anno di guerra. È molto difficile parlarne. Spero che la guerra finisca presto e possiamo tornare alla normalità in Ucraina. Sono molto grata all'Italia e agli italiani per l'aiuto a tutta la popolazione ucraina. Assieme alla madre e al figlio disabile, ospite di un centro di accoglienza straordinaria nell'Aretino, per il momento non può tornare in Ucraina. Lì le terapie per il figlio, oltre che costose, sarebbero impossibili da portare avanti. L'Ucraina vincerà questa guerra, credo non presto. Noi preghiamo e speriamo che questo accada, che la guerra finisca, perché è una terribile situazione nel centro dell'Europa. It's terrible situation in center of Europe.